Prezzo reale 5.301, prezzo del momento 5.301 short Standard & Poor's Future con uno stop a 5.340 e un take profit a 5.361. Guarda, così abbiamo anche un livello di stop di 39 punti contro i 40 dell'eventuale take profit, spostando lievissimamente a vantaggio del rapporto rischio-rendimento esplicito il trade. 5.301, quindi short, entriamo al prezzo di questo istante, anzi siamo a 5.302, però ormai ho siglato 5.301, e diamo le motivazioni, immagino, no? Diamo le motivazioni. Faccio riferimento a quel rally che è avvenuto di recupero venerdì. Secondo me è stato un recupero, per carità, ci stava, perché anche la discesa precedente forse era stata enfatizzata troppo, magari dai sistemi algoritmici, da delle preoccupazioni che effettivamente non avevano un grandissimo fondamento, perché il dato sull'inflazione PCE che era uscita alle 14.30 era un dato tutto sommato nelle aspettative, o addirittura migliore nella sua parte mese su mese, perché avevamo più 0,2 nel core anziché più 0,3. Però c'è stata tutta questa carambolata e questa prima discesa e poi salita, a mio avviso generata, difficile trovare le motivazioni, però generata dalle opzioni. Perché dico questo? Perché era il 31 maggio e ci sono le opzioni end of month, ovvero quelle così chiamate OM o fine mese, che negli Stati Uniti d'America sono molto importanti, e inoltre si sono aggiunte anche operazioni con opzioni zero, e quindi probabilmente grossi acquisti di quantitativi di call fatte nel momento giusto, intorno alle 6:30 nostro orario, eccetera, hanno generato poi una carambolata importante di totale recupero di quello che si sta perdendo. Quindi un rientro generato da motivi tecnici su una situazione però che anche già per tutta la settimana era di metabolizzazione dei rialzi, ecco, diciamo così, di metabolizzazione dei rialzi. Quindi oggi siamo ripartiti sulle basi dei valori di venerdì sera. Non mi meraviglierei ci fosse di nuovo un ritracciamento fisiologico dovuto alla comprensione del mercato che forse le motivazioni per cui si scendeva potevano essere anche plausibili. Mi riferisco ad esempio all'andamento delle obbligazioni, in particolare c'era il Bund sui minimi assoluti degli ultimi mesi, o anche le stesse obbligazioni americane che andavano un po' così e così, e quindi preoccupazioni dovute anche magari a un principio di soft landing, che è vero che è quello che agognano i mercati per la via dei tassi, però è anche vero che può portare a un qualche dubbio sulle prossime trimestrali. Questo era l'atteggiamento che aveva il mercato fino alle 18.30-18.40 di venerdì. Poi c'è stato il ribaltamento per i motivi che ho spiegato, quindi ci può essere una parziale metabolizzazione del ribaltamento, però insomma questo è quanto. I mercati sono indubbiamente indecisi.